Tria, ministro dell'economia, nasce quindi il governo Movimento 5 Stelle Lega, a quasi 3 mesi dall'elezione e quasi a un passo dal ritorno alle urne. Di Maio e Salvini saranno ministri e vice premier, siglano dunque questo accordo al termine di un lungo faccia a faccia ieri alla Camera. A sbloccare l'impasse, soprattutto un cambio di ruolo, quello di Paolo Savona, il professore cui Sergio Mattarella, lo ricorderete, aveva negato l'economia, avrà la delega alle politiche europee. Noi partiremo di Europa e cominciamo facendovi sentire quanto ci ha detto un paio di giorni fa il neo ministro dell'economia Giovanni Tria, che è professore ordinario di economia politica e preside della facoltà di economia all'Università di Roma Tor Vergata, proprio sull'Europa, sul suo rapporto ideale, ideale come italiano, come cittadino italiano, quindi il nostro paese, che dovrebbe avere con l'Unione Europea. Partiamo da qui e poi ne parliamo, cominciamo da qui la nostra conversazione con i nostri ospiti. Noi parliamo di un'Europa in cui si discute tra solidarietà o non solidarietà, perché il problema è questo: c'è una situazione di stallo in Europa. Tra coloro che dicono che ci deve essere una condivisione del rischio e una maggiore governance dell'Europa, e quindi con l'obiettivo dell'unità politica europea su cui si dovrebbe basare una moneta comune, e coloro che dicono che non è vero, che il problema è che ogni paese, il problema è di far mettere ordine nell'ambito di ogni paese, che qualunque azione di rafforzamento della governance potrebbe togliere disciplina al mercato. Ora il problema è: qual è il punto di vista che può far funzionare meglio l'Europa? L'Italia, di fronte a questo, dobbiamo ammetterlo, non ha riconosciuto i problemi, perché si è sempre posta come un paese che chiedeva comprensione, che chiedeva flessibilità, ma senza mettere veramente in discussione il funzionamento del sistema europeo. E quando noi discutiamo di cosa, discutiamo intorno alle riforme dell'unione bancaria, dell'unione economica, delle proposte che la Commissione ha posto in discussione come tabella di marcia per il completamento dell'Eurozona. E vorrei ricordarle: l'istituzione di un fondo monetario europeo, integrare il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'ordinamento dell'Unione, il che significa il fiscal compact, che è un trattato intergovernativo, lo fa diventare come un contenuto delle regole che fanno parte dell'ordinamento dell'Unione, senza che l'Unione abbia una guida politica. Poi noi strumenti di bilancio per la zona euro e altre questioni in discussione. Il nodo qual è? Che per esempio Savona era convinto, da quello che ho letto, che funziona l'euro, funziona l'Europa con un'unione politica, altrimenti noi abbiamo una situazione in cui ogni paese cerca di competere, diciamo, anche con sgambetti con gli altri paesi europei. C'è una competizione l'uno contro l'altro. Addirittura io vorrei richiamare che abbiamo dei paesi europei che si fanno la guerra per interposta persona nell'area del Nord Africa. Se un paese europeo, senza consultare gli altri paesi europei, può lanciare i propri cacciabombardieri. Ora, questo significa la guerra, ci hanno insegnato che è il punto più estremo della politica estera e della politica. Qual è il possibile danno che si porta anche sul piano economico agli altri paesi europei? E se questo danno può essere superiore allo sforamento dello 0,5% di un bilancio? Queste sono le grosse questioni in discussione. Allora, ovviamente buon lavoro al professor Tria, ovviamente a tutto il governo. Comincerei da Angelo Polimeno Bottai, prima di chiederti, ovviamente, che idea ti sei fatto, insomma, della fase attuale che vive il nostro paese, soprattutto appunto in rapporto con l'Unione Europea. Dici cos'è Eureka, ti conosciamo benissimo come giornalista parlamentare del TG1, raccontaci un attimo a chi ci ascolta, insomma, l'associazione che presiedi. Allora, Eureka, che sta per Europa Etica dei Cittadini e delle Autonomie, è un'associazione che è nata un anno fa,
Abbiamo fondato insieme a degli amici professionisti un comitato scientifico di cui fanno parte il professor Giuseppe Guarino, l'ambasciatore Giulio Terzi, il costituzionalista Celotto e diversi altri professionisti di questo calibro. Nasce dal studio approfondito delle regole dell'Unione Europea, di cui parleremo oggi, e nasce dalla constatazione di quello che ha detto proprio, abbiamo ascoltato poco fa direttamente dal neo ministro Tria, cioè dal fatto che innanzitutto in Europa, in Italia ci sia stato negli ultimi anni e tuttora continua una scarso approfondimento su quelle che sono le dinamiche e gli obiettivi veri dell'Unione Europea e soprattutto la natura della nostra partecipazione all'Unione Europea. E quindi il proposito di Eureka è quello di spendersi per divulgare il più possibile la conoscenza appunto di questa nostra famiglia europea che conosciamo così poco e di cui si parla spesso nei media, quindi mi assumo anch'io la responsabilità con superficialità, perché il confronto viene ridotto all'euro è buono, l'euro è cattivo, tu sei euroscettico, tu sei europeista e tutto questo è molto superficiale, nessuno poi va al fondo delle cose e ci si limita soltanto a scambiare accuse reciproche che non vanno appunto a toccare i punti salienti, quindi l'opinione pubblica non capisce bene, spaventata da chi dice voglio uscire e rassicurata magari oppure viceversa. Ecco, ho ascoltato, dicevo, queste parole del ministro Tria con grande interesse e le condivido, posso dire, mi succede raramente al 100%. La domanda che ci pone Tria è la seguente, ma che vogliamo davvero l'Unione Europea? Cioè vogliamo davvero una cosa che sia diversa dalla comunità economica europea, cioè dalla CE? Perché se la vogliamo dobbiamo assolutamente procedere con l'unità politica, con l'unità bancaria, con l'unità fiscale. Se invece non la vogliamo, e ci sono alcuni paesi che da come si comportano sembra in realtà non volerla, e Tria lo ha detto questo, che ritengono che sia sufficiente trovare delle regole comuni, invece io sono d'accordo con Tria, se non la vogliamo, allora ci sono alcune di queste regole che poi andremo a vedere perché è importante come sono state inserite nel diritto europeo e talvolta neanche nel diritto europeo ma incidono sul diritto europeo, ci sono alcune di queste regole che non funzionano se non c'è un'unità politica eccetera, diventano una gabbia per alcuni paesi e favoriscono in maniera spropositata altri paesi. Questo è il punto di partenza, mi fermo qui poi. Giornalisticamente ritieni il governo appunto che ha giurato qualche ora fa un'opportunità da questo punto di vista o un problema? Perché insomma è inutile, chi ci ascolta sa benissimo, no, come è nato questo governo, le preoccupazioni internazionali. Non risponderò in maniera diplomatica, anche se qualcuno potrà pensare che è così, ma in maniera convinta. Parto dalla constatazione che purtroppo per responsabilità di tutti, cioè di tutto il paese, quella parte politica, destra, sinistra e centro, e anche la parte nostra dell'opinione pubblica o dei media, siamo stati troppo superficiali negli ultimi 25 anni e siamo arrivati a un punto tale, perché dopo 25 anni un paese, lo fa un'azienda, tanto più deve tirare le somme e fare un bilancio di quello che si è fatto. Il bilancio purtroppo è negativo. Non c'è dubbio che l'Italia negli ultimi 25 anni si sia indebolita politicamente, economicamente, industrialmente, ci siamo indeboliti. E quindi qualche cosa di nuovo, una strada nuova bisogna imboccarla. Certo che imboccare una strada nuova non significa imboccare con certezza una strada migliore, si può anche imboccare una strada peggiore. Per cui dico, è un inizio, non possiamo neanche pensare di passare da un tipo di assetto da un giorno all'altro a un altro completamente diverso, ci saranno dei passaggi graduali. Penso e spero che questi passaggi ci consentano, mano a mano che andiamo avanti, di individuare ciò che è bene continuare a portare avanti e ciò invece che è bene correggere, strada facendo. Io ricordo Non chiamatelo euro, il tuo libro scritto per Mondadori, Germania Italia, la vera storia di una moneta illegittima, adesso parleremo anche di qualcosa che scrivi, che hai scritto lì. Allora Maurizio,